Eccoci qua in diretta anche oggi, martedì. Prima della diretta abbiamo preparato tutto ciò che è il materiale necessario per il summit Strumenti di successo, perché siamo in grande fermento. Grazie intanto a tutti. Sono stanotte 15 iscritti nuovi al summit Strumenti di successo che avremo a Roma. Ecco qua il manuale dell'ultimo summit, 23-24 settembre, è tutto in preparazione per il nuovo evento che abbiamo adesso. Vedete, queste sono tutte le slide e questo è il badge che chi di voi verrà di avere per poter accedere appunto al Summit Strumenti di Successo. Oggi ho il piacere di avere con noi, ecco qua, Andrea, eccolo qua, Andrea, Ciao col piacere. Antonio, come Ciao, stai? benvenuto Andrea, benvenuto Tutto bene? direttamente dalla calda il tutto, c'è le cuffiette, lo sentite bene Andrea? Intanto saluto Fabio Ghio che è in diretta, Francesca che sta guardando. Andrea, raccontaci intanto com'è il tempo oggi in Sardegna e dove tu stai in questo momento. Allora, io adesso sono in ufficio, ne ho approfittato per questa diretta per scambiare due chiacchiere con te, Antonio, e oggi il tempo purtroppo anche qua in Sardegna non è bellissimo, un po' nuvoloso. Questi ultimi giorni è stato veramente bello perché abbiamo avuto quasi 20 gradi in fine settimana, quindi temperature primaverili, primaverili. Sì, infatti anche noi qua a Napoli in questi giorni mi sto muovendo poco. Già la settimana prossima c'ho Bologna per un evento di Accord e quindi continueremo il nostro tour in tutta Italia. E intanto saluto Codin, Federica e gli altri che sono adesso aggiunti con noi. E il tempo è bello, cioè noi siamo un po' meteoropatici, noi del sud, no? È Anche se vero, è vero. non ho mai capito perché la Sardegna deve essere al sud quando poi sta al centro dell'Italia. Però È centro e sud, ci uniamo al sud però, ci dai. uniamo al Come sud. mentalità ci uniamo al sud. Bravo, esattamente. Allora, una breve presentazione. Andrea l'ho conosciuto direttamente sui social. E poi un anno e mezzo fa lui prontamente è venuto a vedere un'operazione che stiamo ancora facendo. È un po' difficile, un'operazione un po' particolare, una bellissima villa da poter trasformare, perché Andrea, tra l'altro, è specializzato in situazioni di lusso, ma sa anche come dirvi come non farsi spennare dalle società di assicurazione. Ho messo proprio il pollo, hanno messo qua i ragazzi del marketing in Fantastico, questa fantastico. diretta, esatto, e qui ci siamo conosciuti su un'operazione. Mi è piaciuto il suo modo di fare immediato, cioè nel senso che io ho messo un post, ho detto chi vuole ci vediamo a Pantoggia, che è un bellissimo luogo di Portocervo. Andrea ha colto l'iniziativa, è venuto insieme ad altri e gli ho fatto vedere l'operazione di Pantoggia. Quest'estate, tra l'altro, abbiamo incontrato degli imprenditori che volevano rilevare Pantoggia facendo una permuta, ed insieme poi abbiamo individuato che l'imprenditore voleva fare da solo l'affare e non solo con noi. Quindi un primo insegnamento che passa per questa esperienza è: fai sempre l'affare con gli altri, se no viene visto sempre male. Win-win si dice in Certo. inglese, vincono tutti. Andrea, Troppo sbilanciato. hai una bella responsabilità, quella di comunicare alle persone, poi vedremo le domande che ci saranno anche adesso se è aggiunta con noi Nicolò, e di comunicare alle persone e far capire 5 punti. Ho visto che tu hai fatto un elenco preciso anche nella tua comunicazione social, come individuare l'impresa giusta e come fare una ristrutturazione economica ma fatta bene. Allora, una cosa fondamentale secondo me è partire dal sopralluogo. Nel senso che noi dobbiamo andare a valutare se l'immobile è giusto per la nostra operazione. L'ascoltate Andrea? Non so se. Mi senti? Adesso ci siamo di nuovo, è mancata un attimo la Sì. voce. Ti spiegavo. Ok. Una cosa fondamentale quando andiamo proprio a valutare l'operazione immobiliare è proprio parte tutto dal sopralluogo, perché in questo sopralluogo noi dovremo andare a valutare tutti quegli aspetti fondamentali per la riuscita dell'operazione. Perché
perché molto spesso gli investitori immobiliari, soprattutto chi ha le prime armi, ma anche non investitori immobiliari, parlo anche per esperienza di clienti privati che io servo, non fanno degli acquisti incauti e non vanno a creare una checklist di tutte quelle lavorazioni che andranno fatte una volta acquisito l'appartamento. E okay. Prendono troppo sotto gamba questo aspetto. Quindi tra i punti fondamentali soprattutto è cercare un progettista, uno studio di progettazione specializzato in questo caso in ristrutturazione di interni, perché ci guiderà proprio in questo sopralluogo. E okay. Una volta che entriamo all'interno dell'abitazione dobbiamo prepararci, come dicevo prima, una checklist, cioè andare a segnarci tutti quegli aspetti che dovremo andare a ristrutturare. Ad esempio, il pavimento è da sostituire, lo possiamo recuperare, possiamo sovraincollarci sopra un pavimento, sono tutti aspetti fondamentali. Oppure la divisione dell'appartamento va bene così o dobbiamo cambiare la planimetria? O ancora ci sono umidità, lesioni, la pittura è in buono stato, gli impianti è fondamentale. Perché se noi sottovalutiamo questi aspetti, rischiamo poi, in corso d'opera, di trovarci di fronte a delle spese che non avevamo preventivato. E quindi, nel caso dell'investitore immobiliare, andremo a ridurre la marginalità dell'operazione. Perché se io entro e compro un appartamento convinto che gli impianti funzionino, convinto che, ad esempio, non devo sostituire il pavimento perché è in ottimo stato, invece poi mi rendo conto che dovendo rifare l'impianto devo andare a smantellare il pavimento e ricostruirlo, vado a, ad avere quei costi inaspettati che non avevo avuto modo di prevedere durante la fase di sopralluogo. Okay, quindi allora, è importante. Scusami, ti interrompo per dire una cosa. Primo concetto, l'affare si fa quando si compra e non quando si vende. Partendo da questo ragionamento ben chiaro, io qua gioco con le casette, non so chi di voi è stato nel mio ufficio, nel luogo che io vivo, io sono circondato da piccole casette che poi sono la simbologia che io do anche al fatto materiale. A volte chiaramente l'immobile per me è anche un documento, molto spesso io l'immobile non lo vedo, ma lo materializzo con documenti, con fatti pratici, anche attraverso queste casette. Quindi se io vado a vedere il tetto, se in buone condizioni, gli infissi sono in buone condizioni, la canna fumaria e tutto ciò che riguarda un immobile, già posso fare tanto. Perché molto spesso si compra sulle emozioni, in particolare alle aste. Assolutamente no, state comprando qualcosa che poi dopo vi darà problemi. Ricordatevi che molto spesso la gente trasferisce dei problemi. Io me li voglio anche prendere i problemi, non c'è problema. Però devo sapere prima qual è nel mio business plan il costo di quel problema. Quindi cambiare gli infissi a una casa da 200 metri quadri può costare 20-25 mila euro, poi dipende che infissi cerchi. E Andrea vi sta dicendo molto chiaramente, fate attenzione agli impianti, perché gli impianti è una cosa nascosta, gli impianti, perché semmai sono impianti vecchi, ma c'è ancora, addirittura ci sono ancora degli impianti, in particolare a Roma, a Napoli, insomma città storiche, impianti col piombo. Il piombo semmai ha resistito per 40 anni, probabilmente resiste altri 40 anni, ma non è più idoneo, ora si usano dei tubi verdi, no? Non so, fatti apposta in PVC, un materiale particolare. Intanto ti lascio continuare, saluto intanto Giovanni Amato, Alessandro, Achille Di Lello, Gioacchino Savastano, questo mi sembra quello di comune, Simone Zangrilli, Roberto Bozza e gli altri. Secondo aspetto, dai Andrea, dici un altro segreto. Allora, l'altro segreto è creare un quadro economico, cioè fare un budget previsionale. Una volta che noi abbiamo scelto il nostro tecnico, dobbiamo praticamente andare a costruire tutti quelli che saranno i costi. Prima di tutto, ancora prima di questo aspetto, dobbiamo fissare un budget, cioè decidere quanto vogliamo investire per quell'appartamento. In secondo luogo andremo insieme al progettista e all'impresa edile, cercando di rispettare quel budget, a costruire questo quadro economico. E questo quadro economico, che se
verrai al summit che faremo il 27 e 28 a Roma, vi farò vedere e vi darò in omaggio al corso. Dovrà avere diverse sezioni. Oltre al preventivo che ci fa l'impresa, dobbiamo andare a considerare tanti aspetti che molto spesso vengono trascurati. E quali sono questi aspetti? Questi aspetti sono, ad esempio, le spese tecniche, le spese dell'IVA, perché molto spesso le imprese ci danno il loro preventivo, anche i tecnici ci danno il loro preventivo ed è sempre escluso di IVA. Però noi dobbiamo andare a quantificare punto per punto quelli che saranno i costi per capire nel totale quanto ci costa. Perché se siamo un'azienda, l'IVA la possiamo scaricare, ma se stiamo iniziando e quindi l'operazione la facciamo da privato, è un costo che non possiamo scaricare e quindi dobbiamo tenerne conto. Quindi, Scusami, come abbiamo detto. voglio un attimo precisare perché sembra banale quello che sta dicendo Andrea. Ha detto l'IVA. Allora, sì, ma dice, vabbè, ma è chiaro no, che l'IVA è un costo. È un costo. Se tu sei persona fisica, semmai non puoi portare in detrazione. Mentre se hai anche un SRLS, una SRL, una società semplice, eccetera, tu avrai un costo di 100.000 per esempio più IVA chiaramente per ristrutturare, ma non è detto che però potrai far ricadere questo costo a un acquirente che semmai non è un'azienda. Per cui facciamo molta attenzione. Tenete presente un'altra cosa: perché Andrea l'ha detto? Perché il 90%, il 95% delle persone sono persone fisiche. Per cui in realtà il costo che tu hai sostenuto con IVA non puoi farlo ricadere su di loro e ne venderai a IVA. Non entriamo nel merito, semmai lo faremo in un'altra diretta con Fabio Ghio, o comunque ci incontreremo con Fabio Ghio anche al Summit, ma ricordatevi che questo costo dell'IVA è importante. Sembra banale quello che ha detto Andrea, ma ve l'ha detto proprio perché quel 22% è un costo molto rilevante. Vai Andrea. Antonio, ti correggo un attimo, 10% nel caso di ristrutturazione. Ok, 10, scusami. Quindi il costo è 10. L'unica spesa che potremmo avere al 22 sono i costi Confisco. del tecnico, quindi sulla progettazione, sulla parcella del tecnico, Sì. oltre a un eventuale 4% di contributo previdenziale che è sempre nella parcella del tecnico. Dicevo quindi, quali sono i costi dell'impresa, poi abbiamo tutti i costi dell'IVA dell'impresa, del tecnico, poi abbiamo tutti i costi del progettista, quindi la progettazione e la direzione dei lavori, la progettazione degli impianti, il riaccatastamento, l'attestato di prestazione energetica, che sono tutti costi che molto spesso vengono trascurati. Ma nel complessivo, se non li andiamo a trascurare, andiamo a perderci una fetta importante, perché comunque in piccole operazioni fanno cifra e bisogna tenerne conto, così come i diritti di segreteria che andranno ai comuni o l'occupazione del suolo pubblico, perché anche lì si chiede il preventivo all'impresa. Ma non si sa dove noi andremo a ristrutturare. Magari andiamo a ristrutturare in pieno centro storico, dove dobbiamo occupare una porzione di 20-30 metri quadri per un mese, per 2 mesi. Anche quello è un costo ed è un costo inaspettato. Quindi magari ero convinto di spendere nel totale 20.000-30.000, in realtà mi ritrovo a spendere 40-50.000, abbassando Ok, la marginalità dell'operazione. vabbè, questo lo risolviamo facendo prima il sopralluogo, no? Intanto saluto Sergio Assolutamente sì. Santamaria, Aldo Pecora, che ricordiamo che Aldo Pecora è qui, vedete, uno dei nostri contributori del libro Compra Case con i soldi degli altri. E quindi Aldo, preparati che la prossima diretta sarà tua. Enrico Pandiano l'abbiamo già sentito, Fabio Ghio, Luca Lamessa in America in questo momento. Ascoltiamo ancora Roberto Esposito ed Aldo Pecora che in questo momento è qui con noi. Bene, terzo segreto. Terzo segreto è l'ho individuato nella scelta del tecnico, cioè abbiamo parlato di sopralluogo, abbiamo parlato di come si affronta un quadro economico, un budget previsionale. Adesso vorrei parlarvi di
come si sceglie il giusto tecnico, che non è semplice. Io, l'abbiamo visto anche all'ultimo summit, ho due modi. Nella scelta solitamente ci sono o il passaparola o quello che utilizzo molto spesso io è la scelta con il web. Oggi ci sono dei siti come Ouds o come Omify che tutti specifici per i professionisti, dove trovi veramente tanta offerta e dove trovi veramente dei professionisti seri da scegliere. Quindi queste potrebbero essere delle, diciamo, un modo innovativo per scegliere il giusto tecnico, soprattutto se magari decidi di investire in una città dove non abiti, dove non quindi conosci. Magari dove non conosci. Quindi io non conosco quel territorio, non so a chi affidarmi, cosa faccio? Faccio una ricerca sul web e vedo, in base ai requisiti, in base al portfolio, in base anche alle testimonianze, che è molto importante, capire se questo progettista lavora bene, sicuramente avrà delle testimonianze positive e sicuramente saprà promuoversi bene anche sul web. E consiglio sempre questa tecnica, oppure un passaparola, però deve essere un passaparola buono. Ad esempio, per tutti quelli che sono nel club, potrebbe essere interessante che si chieda a chi ha già investito, magari, faccio un esempio, su Milano o su Roma, a quale impresa si affidano, se l'impresa è seria e se gliela consigliano. Cioè, non cercare magari il cugino della zia che è un piccolo artigiano un piccolo progettista, un piccolo geometra che non riuscirà a seguirci per tutto l'intero processo di ristrutturazione, sì. Ma soprattutto ci creerà dei danni perché non è preparato. Quindi scelta quindi del tecnico. Se devi scegliere il progettista, il tuo consulente, io, perdonami, ritorno al mio vecchio capo cantiere, no? Che non è più così, chiaramente, perché il progettista una volta era semplicemente geometra che ti portava avanti queste cose. Io sono vecchio, perché chiaramente lo chiamo ancora capo, il geometra e il capo cantiere. Adesso le professionalità sono tante. Al di là della squadra che tu ti fai nella zona specifica, per esempio noi abbiamo squadra a Milano, a Roma e a Napoli principalmente, poi se dobbiamo fare un'operazione diversa, probabilmente in questi giorni ne faremo il giorno 12 un'operazione in Sardegna con il nostro socio di Leone Capital, il caro Paolo Fanni, che, a cui parteciperemo a un'asta. Stiamo valutando in queste ore se investire in provincia di Sassari in particolare. E quindi scegliere la persona giusta. La credibilità, quella di cui parlava appunto Andrea, è fondamentale. Oramai il web ci restituisce immediatamente la credibilità di tecnici nel bene e nel male, chiaramente. Questo è importante. Quarto segreto, vai. I criteri da utilizzare per la scelta dell'impresa edile. Ah, bellissimo. Bellissimo, perché questa è una cosa molto discussa. Proprio ieri leggevo un blog di architettura e in questo blog poi mi sono soffermato a leggere i commenti, e la maggior parte dei commenti erano proprio inerenti all'impresa e al tecnico. Persone che si lamentavano di aver sbagliato impresa e tecnico e che la loro ristrutturazione, che doveva essere un momento di gioia, si è trasformato in un momento tragico. Perché? Perché ne hanno vissuto di cotte e di crude. Perché succede questo? Mi capita spesso anche di incontrare dei miei colleghi che purtroppo non lavorano nel modo giusto. Vanno quindi ad esempio, fare un prezzo più basso per poi nascondere degli imprevisti che salteranno fuori durante i lavori. E quindi questo c'è bisogno di prevederlo e valutarlo nel giusto termine, ma soprattutto utilizzare dei contratti che tutelino l'investitore immobiliare da persone furbe. E quindi in questi contratti magari anche inserire delle scadenze di tempi e delle penali che ti tutelino per tutto il lavoro. Come sceglierlo? Prima di tutto
Dobbiamo trovare un'azienda specializzata in ristrutturazione di interni. Adesso stiamo parlando di ristrutturazione, un investitore potrebbe anche acquisire un terreno e costruirci una villa. Quindi in quel caso troveremo magari un'impresa più specializzata sulla costruzione della villa o della palazzina. Però, soffermandoci sulle ristrutturazioni interne, troviamo un'impresa che sia specializzata solo in quello o quasi ed esclusivamente in quello. Perché c'è differenza da un'impresa che fa lavori stradali a un'impresa che fa solo ristrutturazioni di interni. Sicuramente le finiture saranno molto più pregiate. Perché? Perché ogni giorno loro si occupano solo di quello e sono dei professionisti. Quindi la prima cosa è la specializzazione. In Voglio secondo aggiungerti luogo... una cosa, scusami, perché molto spesso noi pensiamo che dietro a un'impresa, che un'impresa sappia fare tutto. In realtà in Italia esistono tante microimprese che molto spesso, anche per una questione di costi, di operai, di gestione, non hanno tutte le specializzazioni, per cui sono in realtà dei cioè cercano e lavorano con dei corti misti. In pratica può esserci un'impresa generalista che poi nel caso va a chiamare degli specialisti. E voglio dirlo perché proprio, scusatemi se abbasso ogni tanto lo sguardo, ma sono andato a ricercarmi il mio secondo libro, questo qui. Per me, vedete, quello che scrivo, per me diventa un manuale. Compra casa e vivi di rendita. Diventa un manuale per me stesso, che in realtà io scrivo per ricordare. Non ho una memoria, diciamo, molto forte, per cui io scrivo, scrivo, scrivo continuamente. Scrivo degli appunti e è uscito fuori questo libro. Perché ho voluto fare poi una grafica? Guarda un attimo questa, vedete se ti piace. Quindi abbiamo chi fa le demolizioni, poi non leggo più perché al contrario, impermeabilizzazione e isolamenti, scavi, è vero. Scavi in movimento terra, idraulica, fondazioni, elettricità ed elettrotecnica, murature, tramezzature e tompagnature, strutture in cemento armato, pitturazioni, opere e strutture di ferro e acciaio, pavimento di vestimenti, opere in vetro infissi. Che voglio dire? Questa è pagina 21, tra l'altro gliela possiamo anche dare gratis, pagina 21, per chi volesse non comprarlo. Ah, intanto saluto Roberto Esposito, pure noi, è anche lui con noi adesso, poi faremo una diretta direttamente con lui. Voglio fare una prova, scusatemi, se posso aggiungere addirittura due persone alla diretta, vediamo se riesce. Dicevo, come vedete, non potete pretendere che un'impresa abbia tutte queste specializzazioni, per cui semplicemente c'è un'impresa di cui vi dovete fidare, semmai chiameranno quelli per demolire, che chiaramente servirà soltanto i primi 2 o 3 giorni per fare una demolizione e poi si continuerà. Tu come scegli i sottoappalti? Chiamiamo qua i subappaltatori. I subappaltatori. Bravo. Beh, prima di tutto, vabbè, io già da anni ho quelli che mi seguono e che ho valutato, ma soprattutto vado a vedere il passato, cioè vedo se queste persone sono persone serie. Poi il mio è un piccolo territorio, no? Olbia non ha tantissimi abitanti, quindi riesco a fare un'indagine e capire se quel subappaltatore, anche quando decido di cambiarne qualcuno, è veramente una persona preparata. E quindi vado a vedere i lavori che ha fatto, le referenze, mi faccio fornire delle referenze, faccio delle chiamate, chiedo alle persone che hanno già usufruito del loro servizio se si sono trovate bene. Preferisco, faccio un esempio, mettiamo pavimenti, preferisco sempre spendere 1 euro, 2 euro, 3 euro in più per avere però una maggiore qualità. Io, come tu ben sai, lavoro per un target un po' più alto, però in effetti 2 o 3 euro in più a metro quadro non sono tantissime se andiamo a quantificarle per un solo appartamento, possono esserlo per una palazzina, quindi è sempre meglio anche lì valutare il costo. C'è sempre una media, perché comunque ogni regione ha un prezziario regionale e già da quel prezziario riusciamo a capire il prezzo medio per quel tipo di lavorazione. Chiediamo dei preventivi e i preventivi sono solitamente in linea e andiamo a scegliere le persone che abbiamo visto dei lavori. Possiamo chiedere loro di portarci nei loro cantieri se ne hanno o di farci vedere già lavori eseguiti. Nel mio caso, che io sono un addetto ai lavori, riesco a vedere sin da subito e sin dall'inizio come lavora quel professionista. Per chi non lo è, magari si fa compagnia. Ti ringrazio per questa sottolineare il discorso anche dei subappalti,
molto importante. Voglio aggiungervi una cosa. Intanto ne approfitto per salutare chi si è aggiunto adesso, Rodrigo, Antonio Coppola, Giovanni Magicato, Pierluigi Borghini, Riccardo, Ferdinando, Roberto Esposito, Filippo Colosimo, anche lui un nostro grande amico, Roberto Bianchi, Emma, l'avvocato Emma Giappetti e Michele Ercolino ancora sono qua. Voglio aggiungere una cosa. Se vuoi andare in giro per le città, ancora oggi ci sono dei fabbricati dove c'è una targa fuori all'ingresso del fabbricato, molto bella ed è anche, devo dire, un mio sogno e una mia ambizione. Un domani, l'ho fatto già un paio di volte, devo dire, posso continuare a fare, mettere proprio una targa fuori al fabbricato. Questo fabbricato è stato costruito, per esempio, dalla Leone Capitale. La credibilità che voi avete è quella che ricevete anche dai vostri subappaltatori. Quindi subappalto di per sé che demandate, che lo so, io Andrea, se gli dico finisci la villa a Pantoggia, non vado ad entrare nel merito, che mi fido di Andrea. Perché mi fido di Andrea? Perché ho capito, ecco, cosa dovete fare, giusto? Anche perché Andrea è la controparte in questo momento, non so, fate attenzione. Quindi le domande da fare ad Andrea sono da fare ad Andrea. Intanto mi fai vedere le operazioni che hai fatto, cioè le ristrutturazioni che hai fatto. Portami a vedere quali sono appunto le tue credenziali. Sulla carta siamo bene tutti a parlare. Poi mi fai vedere qual è stata la qualità della ristrutturazione fatta, mi porti a vedere. Andrea, che è attento, come so che lo è, si fa dare anche le liberatorie dai proprietari e si fa dare anche Antonio. le testimonianze. Dimmi. No, è mancato un attimo la Ah, voce, ok. non ho sentito l'ultimo. Dobbiamo essere noi testimoni, ed Andrea cerca le testimonianze e chiaramente le mette sul suo sito, delle operazioni fatte. Quindi il subappalto lo gestisce Andrea. Quinto segreto. Quinto segreto, abbiamo visto come valorizzare un immobile, in questo caso sempre parlando di ristrutturazione edilizia, e dargli del valore aggiunto per la vendita, senza spendere, senza farci spennare come dei polli, come abbiamo scritto nella diretta. Bene, ci sono diverse cose che potremo vedere. Come accennavamo prima, ci sono delle case antiche, anche anni 50, anni 60, che hanno dei pavimenti che stanno tornando di moda. No? Come ad esempio le cementine. Quindi sarebbe un peccato quel tipo di pavimento andarlo a sostituire e quindi potremmo recuperarlo risparmiando, oltretutto ottenendo un bellissimo risultato. Oppure esistono delle resine che possono essere date sopra il pavimento per creare un effetto diverso con diverse colorazioni. Ad esempio Keracol, che è un'azienda molto famosa, permette di andare direttamente sul pavimento. Possiamo anche, se vogliamo, proprio eliminare le fughe con una spesa che non è neanche grandissima. Oppure pitturare anche il parquet, che è una bellissima idea. Ho visto un parquet, io sono un Colorato. amante colorato, un parquet a spina di pesce. Io sono un amante del design, quindi adoro il bianco e il nero. Un parquet che in origine era un color ciliegio, che è stato completamente riverniciato nero con una finitura satinata ed è uscito veramente bello. È stato prima levigato e poi pitturato. Questa operazione non è costata tanto perché non siamo andati a sostituire il parquet e a rimetterlo nuovo, ma siamo semplicemente andati a colorarlo con una resina. Bellissimo effetto. Anche gli infissi, un altro esempio. Se gli infissi sono in buono stato, Aspetta, possiamo andare. perdonami, ti interrompo perché mi voglio soffermare un attimo tu hai detto un concetto che riguarda l'emozione. Dobbiamo creare un'emozione. È vero, stiamo vendendo piede, stiamo vendendo un appartamento, stiamo vendendo una villa. Attenzione, stiamo comprando qualche immobile da sistemare e di vendere. Ecco perché parliamo con Andrea, che poi verrà con noi al summit. Qua sotto adesso vedete il modo per iscrivervi al summit di Roma. Tra l'altro, dopo vi do una notizia, ricordatemi a chi io chiedo, Marco, ricordamelo tu, che c'è un nuovo sponsor del summit. Ma voglio dire che noi dobbiamo poi vendere un'emozione. Molto spesso io ho notato negli occhi delle persone che semmai non avevo voglia di fare una situazione su un immobile, avevo un bel margine, lo portava a vedere l'immobile, dice no, ma è da ristrutturare, no, il giardino è brutto, no, l'appartamento è così. E
Infatti, a pagina 160, sempre del mio secondo libro, guardate qui, abbiamo messo due immagini, guardate questa e guardate questa, è la stessa casa prima e dopo una ristrutturazione, la stessa casa, camera, prima e dopo una foto da home staging. Quanta differenza fa? Quanti soldi dovete mettere? Pochi soldi, veramente sono pochi soldi, perché Andrea ci insegnerà anche tre trucchi, ve lo dico io perché lui non vi dirà mai i prezzi giusti, chiaramente perché si deve marginare, ma vi do dei numeri interessanti, anche perché Andrea c'è tanta gente in linea, io vorrei andare a mangiare, ma con tutta questa gente qua in linea non li lasciamo intanto. Intanto Assolutamente. saluto Mario, Alfredo e Claudio che si sono aggiunti adesso. Allora, nei preventivi dovete vedere il punto luce. Che cos'è un punto luce? Giusto per chiarirlo. Perché Andrea poi vi dirà delle cose strane. Un punto luce è qualunque punto dell'appartamento dove arriva un filo, perché ci va un lampadario, ci arriva una plic, ci arriva un interruttore o ci arriva una cassetta. Io lo compro finito, nel senso che io lo pago per esempio 30 euro a punto luce. Poi c'è il punto acqua. Che cos'è il punto acqua? In un bagno normalmente ci sono 5 punti acqua. Ok? Sì. Seguitemi. C'è il bidet, la doccia, la manopola della doccia, il bagno, lo sciacquone, il lavandino, sono 5 mediamente. Poi adesso ci sono gli altri accessori, ci potrebbe essere anche la lavatrice. Il punto acqua io lo pago 150 euro. Su prezzi chiaramente molto competitivi, poi Andrea mi dirà se pago Ma bene o meno. dipende dal mercato, perché qua in Sardegna sono un po' più cari, la verità, eh. I punti acqua oscillano tra i 170 e i 200, però quelli, come ti spiego, sono prezzi che tu da investitore immobiliare che hai fatto tantissime operazioni conosci perché subappalti direttamente magari all'idraulico. Ovviamente poi l'impresa da quel prezzo dovrà metterci il suo margine. E questo è un concetto importante, perché se siamo all'inizio, il mio consiglio è sempre quello di andare ad affidarsi a un'impresa che fa da direttore d'orchestra e monitora tutti i lavori dei subappaltatori e quindi abbiamo un unico referente. Sì. Se invece magari siamo più esperti, abbiamo fatto più diciamo operazioni immobiliari, possiamo anche dividere l'appalto, cioè dare all'impresa edile alcune opere, poi contattare direttamente l'idraulico, l'elettricista, il falegname, il serramentista. Ovvio, ci vuole più tempo perché magari devi avere più interlocutori, però magari riesci a risparmiare qualche soldino e questo è interessante nel lungo termine. Quindi io dico, è vero, il punto acqua lo si può trovare a quel costo, però se siamo all'inizio conviene affidarci a un'impresa perché se non conosciamo e non sappiamo dirigere un subappaltatore nel modo giusto rischiamo tanto e quindi è giusto che mettiamo un interlocutore, quindi in questo caso l'impresa, a gestire tutti i lavori. Ok, quindi sintetizzando, all'inizio mi affido all'impresa, chiaramente lo posso fare anche dopo. Dipende il tempo che ha a disposizione e l'esperienza che ha. Assolutamente. Risparmiare a volte anche 10.000 euro su una situazione, insomma, da 50 a un 20% molto interessante. Tenete presente una cosa, che molto spesso le imprese con cui ho lavorato sono diventate i miei soci, perché l'idraulico, l'elettricista, sono diventati i miei soci anche imprese anche importanti, perché gliene fai fare una, la seconda, la terza, la quarta, molto spesso diventano i soci e in realtà li pago sul venduto. Che vuol dire? Diventa mio socio in quanto anticipa anche i lavori, senza che io paghi, ma una volta venduto l'immobile gli pagherò il lavoro fatto. Questo è un ulteriore vantaggio nella leva finanziaria per chi vuole comprare casa senza soldi. Questo è molto importante. È chiaro che Andrea, giusto per dirvi un po' di numeri, l'influenza, quanto influisce il costo del lavoro su un'impresa? Influisce credo il 70%, non vorrei sbagliare, ma i numeri me li puoi dare Vero, tu. vero, 70%. vero, vero. Quindi se un'impresa vi chiede, esempio, per un lavoro 100.000 euro per ristrutturare, il 70% deve pagare gli operai, i contributi, la sicurezza e tutto ciò che riguarda gli operai. Pensate che c'è anche la cassa edile, piccoli segreti, insomma, che addirittura paga le imprese nel caso in cui quel giorno stia piovendo.
Ci sono tutti nei meccanismi che sì, 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 sì. È più è una cassa integrazione in sostanza. La cassa edile è quella che viene versata al lavoratore ogni fine mese e percepisce ogni credo luglio e dicembre. Sì, luglio e dicembre. Quella è la cassa edile, quindi è un qualcosa che spetta al lavoratore o che noi versiamo mensilmente, mentre la cassa integrazione è quella che dicevi proprio tu. Cioè, se sta piovendo, ad esempio, noi possiamo richiederla e all'operaio viene pagato l'80% di quella giornata e noi come impresa lo anticipiamo e poi ci viene scalcolata dai contributi. Ok. Quindi questa è la cassa integrazione. Vedete, bisogna sapere queste cose. Quindi se quel giorno sta piovendo e non hanno lavorato, l'impresa non ci ha rimesso niente, in realtà pochissimo, e quindi dovete saperlo. Quindi quando andate da Andrea, Andrea, guarda che se piove quel giorno là, non lo pago. Adesso sto dicendo un po' troppo, vedi, io ti sto chiedendo... No, troppi segreti. Ne so tante, purtroppo. Purtroppo per te dell'impresa è difficile trattare con me, mi rendo conto, perché avendo vissuto tante, tante cose, devo dire, non ho mai fatto causa alle imprese, e né l'impresa l'hanno fatta a me, quindi siamo stati sempre in comune accordo, perché alla fine, mi raccomando, non fate cause, non vi mettete in meandri infiniti, risolvete sempre con accordi, si trova sempre l'accordo sia economico che di carattere, diciamo, tecnico. Ma Andrea, perché questo, Antonio? Domande, intanto, due domande, vogliamo ascoltare le domande, dai. Allora, Fernando chiede, conviene investire di più nel progettista o nell'impresa edile? Sono neofita del settore, grazie. Ma in entrambi, perché il progettista per me deve essere un pianificatore e deve fare gli interessi del committente, in questo caso dell'investitore immobiliare. Quello che vedo per esperienza è che molto spesso questo non accade. Perché? Perché il progettista fa un computo metrico. Per chi non è del settore, un computo metrico è una lista delle lavorazioni che viene consegnata alle imprese per fare un preventivo. Una volta che si accetta quel computo metrico, quelli saranno i prezzi adottati per quel tipo di lavoro. Però molto spesso questa gestione economica viene un po' trascurata dai progettisti e il cliente si sente, in questo caso l'investitore immobiliare, si sente un po' solo. Perché? Perché i progettisti, se non scegliamo quello giusto, cosa fanno? Non si presentano in cantiere, non controllano i lavori, non verificano la gestione economica e quindi ci potremo ritrovare di fronte a un cantiere con ritardi, con finiture pessime, con un'impresa che diciamo ci prende un po' in giro, perché poi è una diretta conseguenza. Quindi io dico, il progettista secondo me è quello da valutare meglio, ma anche l'impresa non è da sottovalutare, perché okay, è vero che il progettista... Cristian, che tipologia di case e di budget consigliate per i primi investimenti? Cosa definireste a percentuale un buon guadagno e tempistiche di vendita? Rispondo io. Allora, quello che insegniamo noi insegniamo sempre che bisogna cercare qualcosa vicino casa senza andare lontano a cercare, fin quando non hai un'esperienza per poter fare certe cose, rimani vicino casa. Budget è 150-200 mila euro, devi rientrare in questa fascia di immobile mediamente in Italia. Chiaramente, ad esempio, l'operazione che facciamo in Sardegna è piccola, 120 mila euro, ma va bene perché in provincia, quindi va bene. Se la compriamo a 60 e la rivendiamo a 120 va benissimo. E questo deve essere il target. Poi fate attenzione dove state, perché nel caso di Milano, per esempio, è molto richiesto i bilocali. Monolocale, bilocale, c'è tanti giovani, tanti manager, tante persone che... vogliono quella tipologia. Stamattina per esempio abbiamo chiuso un'operazione, fatto un'operazione per una casa vacanza, 4 camere, centro storico, che è perfetta per dove si sta sviluppando chiaramente un grande turismo, e chiaramente è possibile farlo. Intanto abbiamo con noi il grande Enrico Pandian, Raffaella Del Prete, Sabina Martini. Enrico Pandian ha una sfida a Verona. Quest'anno vuole comprarsi altre 4 affittacamere. Enrico è il nostro, vedete? Stanno tutti con noi. Enricolo qua, eccolo qua. Enrico, eccoli qua. Salutaci, Enrico, intanto. E quindi questa è la tipologia che dovete scegliere. Poi crescete, potete fare anche palazzi. Per esempio stamattina mi è arrivata un'offerta per 2
palazzi interi a Roma. Chi di voi vuole fare l'operazione con me, ce li compriamo. Uno è a via, non mi ricordo, ho visto la mail velocemente di un mio partner di Roma, ma se due fabbricati interi ce lo tenta. Vediamo intanto se il budget ci sta, poi dopodiché chiamiamo chi ci può fare, prima cosa un preventivo, la parte tecnica. Vi dico l'ultimo. Salvatore, il mio amico, ha comprato un albergo a Roma, anzi un fabbricato a Roma. Dice: Salvatore, ma 2 anni fa l'hai comprato? Certo. Ha detto 40 autorizzazioni diverse. 40. Pensate che Roma è l'unica al mondo ad avere 2 sovrintendenze, per cui quando hai semmai una parte vincolata dell'immobile, devi fare la richiesta a uno e poi la richiesta all'altra, con una priorità ben precisa. E chiaramente, essendo dei burocrati di Stato, potete anche immaginare che avranno un contrasto fra le 2 sentenze, ma uno delle 2 è superiore all'altra, quindi potete immaginare cosa c'è. Perché tutto ciò? Per rompervi i coglioni, glielo possiamo dire, e far sì che sia difficile tutto ciò. Perché noi accettiamo queste sfide? Perché tanti non lo vogliono accettare, queste sfide. Perché facciamo gli affari? Dice: ma è difficile, così lascio stare. Beh, lasciate stare intanto. Siamo contenti, così siamo, dice Dico Pandiani, questo è un settore, Antonio, molto inflazionale, siete in tanti che fate le operazioni. È vero, ma sono in pochi quelli che poi acquistano e rivendono le operazioni, che là sta la differenza. Io conosco tanta gente, me compreso, c'ho ancora un paio di immobili sullo stomaco, come si dice, perché ho sbagliato ad acquistare. In realtà non ho sbagliato, perché quegli immobili mi hanno permesso anche di fare leva finanziaria in alcuni casi, e quindi immobili che valgono 180.000 euro sul mercato, pensavo che valessero, lo venderei domani mattina 80, l'ho pagato a 30, la banca l'ha valutato 180, e quindi è tutto un gioco, insomma, particolare. Intanto saluto Beniamino, Giovanni e Massimo. Tu, nel tuo target, per esempio in Sardegna, a Portocervo, cosa consigli? Faresti delle operazioni, in questo caso Andrea, speculativi nella tua area? Assolutamente sì. Diciamo che ti faccio una differenza, nel senso che Olbia, io abito a Olbia, ma lavoro per lo più in Costa Smeralda. Olbia come cittadina è cresciuta tantissimo, siamo passati da, credo, 30-40 mila abitanti ad averne oggi 60 mila, quasi più del doppio. Quindi con la nascita della Costa Smeralda è cresciuta anche Olbia come città. Però sul mercato di Olbia non c'è tanta richiesta, perché il mercato è saturo. Mentre invece la Costa Smeralda, che è molto ambita, ma anche la costa un po' più sud di Olbia, quindi tutta la zona di, per chi conosce, San Teodoro, Porto San Paolo, lì c'è un buon mercato. Io parlo della Costa Smeralda perché la conosco meglio. Ovvio, c'è un gran mercato, si può far tanto, perché in questo periodo storico i ricchi saranno sempre più ricchi, i poveri, mi dispiace dirlo, saranno sempre più poveri. L'altro giorno infatti leggevo proprio un articolo sui più ricchi del mondo e su quanto stanno aumentando il loro patrimonio. Quindi la ricerca in un mercato esclusivo c'è e dobbiamo coglierla. Ovvio che se sta iniziando non è proprio l'area migliore, perché ci vuole un investimento più grande. Parlando di ristrutturazioni, è importante dare un prodotto esclusivo, raffinato, elegante, perché chi acquista in Costa Smeralda non vuole sicuramente mantenere lo stesso pavimento, lo stesso infisso, vuole un qualcosa che abbia un effetto wow, che quando tu entri in quella villa ti innamori e vai ad acquistarlo magari anche a un prezzo superiore a quello di mercato. Perché? Perché vendi l'emozione di avere quella villa vista male, con 10 camere, con il bagno, idromassaggio e magari, come ci sono in tante ville, la piscina che attraversa l'interno della casa con dei vetri. Quindi tutte cose particolari, tutte cose ricercate. Quindi ci vuole la mano sicuramente di un architetto professionista che valorizzi gli immobili per fare determinati investimenti immobiliari. È una meta ambita da tantissimi investitori immobiliari, perché acquistano per affittare. E un affitto medio, ne abbiamo parlato quest'estate, non so se ricordi, di una villa nelle settimane centrali di agosto, sì, di una villa
può valere anche 80, 60, 100 mila euro, dipende poi dalla qualità della villa. Quindi anche lì investire per mettere l'immobile a reddito e hai un buon ritorno, però ovviamente devi avere un budget di partenza abbastanza ampio. Bene, ragazzi, io direi che ci siamo arrivati alla fine della diretta, lasciamo Ospani 45, 48, insomma, quelli che sono oggi i nostri spettatori o telespettatori, no, come si dice? Facebook spettatori. E se non ci sono altre domande, noi vi lasciamo, scriveteci no, non abbiamo domande, possono scrivere? Se scrivono no, non abbiamo domande, per noi possiamo chiudere. Quindi abbiamo avuto 44 persone che scrivono no, non abbiamo domande, e poi possiamo chiudere. Va bene così? Eventualmente? E niente, semplicemente vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Vediamo un attimo, scusatemi, io stavo un po' scherzando su questa cosa. Vi ricordiamo dove potete incontrare Andrea qui al Summit. Vi ricordo che fino a stanotte quanto costava, Marco? 227 euro. Ah, fino a stanotte chi ha preso il biglietto pagava 227 euro per questo evento. Da adesso in poi, da stamattina, costa 247 euro. Fate presto, perché questo disgraziato qua di Marco, che è qua di fronte a me, che si occupa del marketing, dice dobbiamo aumentare il prezzo, perché è giusto gratificare chi ha deciso prima. Tra l'altro, chi ha deciso prima, le persone, anzi, si è inventato questo sistema bellissimo, anzi, in realtà me lo sono inventato io, ma loro lo stanno applicando, chi prima compra il biglietto è sempre in prima fila. Quindi non abbiamo al momento dei clienti premium, quelli che devono dare 2.000 euro per stare vicino al relatore, no. Ma chi ha pagato prima sta davanti, anche se ha pagato semmai di meno. Quindi questa è la cosa interessante. Per vedere chi? Andrea Pizzo. Sicuramente lo avremo con noi, credo domenica, se mi ricordo bene, Andrea. Sì, domenica dovrebbe essere. Ecco, la seconda Andrea, giornata. La seconda giornata, il primo giorno avremo Giacomo Bertoldi di Wallians. Ragazzi, non mi avete ricordato di Wallians. Lo sponsor oggi, vi comunico che abbiamo saputo adesso che ci abbiamo due sponsor. Uno è Wallians, la piattaforma di crowdfunding immobiliare che sta andando benissimo, con cui abbiamo aperto proprio una collaborazione molto attiva, cioè se avete dei deal da proporre loro lo metteranno sulla piattaforma. E il secondo invece è Accord Soluzioni Debiti con Francesca Scarpetta, che è uno storico nostro sponsor e vi insegnerà come fare il saldo e straccio. Intanto la batteria di quella lampada qui a destra è andata via, quindi qua è un po' nero questa parte mia, perché qua abbiamo lo studio intorno a me, e chiaramente avremo tante altre persone, Rodolfo Pegan per l'home staging, Marco Quadetti, marketing immobiliare, Max Formisano, Max Formisano è divertentissimo, chiuderemo la prima giornata con Max Formisano, intanto vedete le mie casette, e dai, ci sono tante novità ancora che vi dobbiamo comunicare, iscrivetevi e potete vedere anche Andrea che vi dirà come ristrutturare senza farvi spennare come voi. Grazie Andrea di essere venuto. Grazie a te Antonio, gentilissimo. Bene, ciao a tutti, ciao a Piero, a Ciro, a Giuseppe, a Fernando, Roberto e tutti gli altri che sono aggiunti adesso. Ciao a tutti e buona giornata e chiaramente buona vita.